Cagno ha detto ha referto alle... È necessario battere Trento, che al momento è a pari dell'Umanarei in classifica e contro la quale da tre stagioni almeno a questa parte non è più una partita come tutte le altre. Allora, sono 21 le volte in cui queste due squadre si sono incontrate negli ultimi tre stagioni e sono sempre anche arrivate a scontrarsi nei playoff, e quindi giustamente, come dicevi tu, è una partita importante diversa dalle altre. È chiaro che sono cambiati, lo ha sottolineato anche De Raffaele in fase di presentazione, sono cambiati i protagonisti soprattutto nella formazione trentina, però appunto resta una partita importante perché Venezia deve mantenere l'imbattibilità casalinga, e qui, come dicevi tu, che ha costruito finora le proprie vittorie, e perché appunto, avendo raggiunto la top 16 di Eurocup, ora può concentrarsi un po' di più sul campionato. La situazione è in totale divenire, è difficilissimo in questo momento fare previsioni su quali potrebbero essere le otto squadre che accederanno alla Coppa Italia, perché a parte Bologna probabilmente lì è il resto, anche il cammino non perfetto di Venezia e quello di Milano in avvio ha ulteriormente rimescolato le carte. Anche perché il campionato tra virgolette zoppo con una squadra in meno non aiuta neanche a interpretare al meglio. Ricordiamo che l'Umanarei giocherà la prossima a Pistoia, poi affronterà il turno di riposo e lì si potrà cominciare a fare qualche ragionamento in più. Intanto bisogna ragionare su questa partita che tra i protagonisti non vedrà da una parte Stefano Tonut e Gasper Widmar, entrambi non in perfette condizioni fisiche. L'Umanarei era un roster lungo e dunque può tenerli a riposo, così come Gaudlock, che è a caccia della miglior condizione. Dall'altra manca invece il cervello, il fosforo di Aaron Kraft in cabina di regia. Vedremo quale di queste assenze, Andrea, peserà di più. Sulla carta sembrerebbe proprio quella del play di Trento, perché è il miglior assist man del campionato, il miglior migliore classifica nelle palle recuperate, è davvero il cervello, come dicevi tu, di Trento, e questa è una mancanza importante. Certo, sia Vittima che Tonuta danno il loro apporto significativo, però potrebbe appunto essere questa il punto Donis di Trento. Starting five dell'Umanarei con Stone, Bramos, Ceppel, Mazzola e Watt. Risponde la Dolomiti Energia Trentino con Blackmon, Gentile, Forrai, Nox e Mezzanotte, che è una delle belle sorprese di questo avvio di stagione, dobbiamo dirlo, anche se si tratta di un avversario, ma è un giocatore che sta rivelando sicuramente un plus nella formazione che è stata affidata a Brienza dopo anni e anni di gestione Buscaglia, e anche questo probabilmente è uno dei cambi di cui ha parlato Coach Walter De Raffaele. Attacco dell'Umanarei dopo la prima palla 2. Ceppel penetra, appoggia al tabellone, sbaglia ma recupera il rimbalzo Ceppel. Mazzola, c'è la tripla di Valerio Mazzola, insomma, ed ecco il Teddy Bear Toss, non l'avevamo ricordato, Andrea, il lancio dei peluche che verranno portati ai bambini dei reparti di pediatria, un'iniziativa che si ripete ogni anno ed è un bel gesto. Vediamo quanti sono i peluche che sono piovuti in campo, poi dopo una tripla come quella di Mazzola, ancora meglio. Sì, diciamo che mutuiamo tante cose dall'America, e questa è certamente una cosa che merita, perché appunto andranno a far felici tanti bambini, quindi è giusto anche condividere. E rivediamo adesso il replay, la bomba di Mazzola, lui l'aveva detto De Raffaele, è un giocatore importante perché equilibra molto la situazione in campionato, anche se quest'oggi appunto i quattro tra virgolette, ovvero i giocatori schierati in posto 4, sono ben tre, perché mancando Widmar c'è anche Udano. Proposito di Udano, scusa se ti interrompo visto che c'è ancora movimento in campo, ha sottolineato coach Walter De Raffaele come con Udano, ad esempio nell'ultima partita, quella vittoriosa in Turchia, Watt possa giostrare da 4 e Udano da 5, perché Udano è un numero 4, però diciamo che ha caratteristiche completamente diverse da quelle di Mitchell Watt, e questo potrebbe essere anche un plus da sfruttare in prospettiva. Sì, probabilmente appunto ruota anche mani educatissime, per cui può giocare ed è capace di partire dal palleggio oltretutto. In realtà una delle chiavi per cui la Rei va così bene in Europa e forse non altrettanto bene in Italia è proprio che un Mai
ovviamente questa è una formazione molto conosciuta, molto studiata, quindi è giusto anche da parte di Raffaele di trovare delle chiavi, dei quintetti particolari che spariglino un po' le carte, perché altrimenti i punti deboli sono conosciuti e su lì insistono le squadre avversarie. Pare che tutti i pazzetti siano fuori dal campo, questo è sicuro, però c'è ancora un angolo piuttosto pieno, o meglio il lato verso il parterre alla nostra destra, quello che, nel quale è posizionata la telecamera centrale che riprende la partita, e dunque giustamente la terna arbitrale aspetta che sia completamente ripulito il parquet. È prima vero che se cadrebbero, cadrebbero sul morbido. Sì, però potrebbero anche scivolare. Al di là delle battute, Andrea, dicevamo questa è una bellissima iniziativa, una delle tante dell'Umana Reyer a supporto dei meno fortunati. Ovviamente dopo saranno addirittura i giocatori stessi ad andare nei reparti di pediatria a portare questi peluche donati dalla generosità del pubblico presente oggi al Taglieccio. Poi vi daremo anche il dato, come al solito Francesco Rigo dell'Ufficio Stampa ce lo porterà. Adesso si riprende a giocare 3-0 con la tripla di Valerio Mazzola e Forrai a costruire il gioco per Mezzanotte. Blackmon va di fronte, Chappell torna da Forrai, il blocco di Knox che rolla, il pallone va nelle mani però di Valerio Mazzola che anticipa Mezzanotte, difesa già schierata, e dunque si ragiona per Umana Reyer. Anche c'è la linea di fondo di Chappell, lo scarico dall'angolo per la tripla di Michael Bramos, la sbaglia, ma che partita ha fatto ad esempio Michael Bramos in Turchia, magari dopo ne riparleremo, anche se c'è da seguire adesso Gentile che si fa largo su Stone, avversario da una parte e dall'altra sicuramente da temere. Alla fine la vince Gentile con il tiro in step back per il primo canestro della partita di Trento, il 3-2 dell'Umana Reyer dopo un minuto di gioco. Stone in punta marcato da Forrai, riceve Bramos che ha di fronte proprio Alessandro Gentile. Watt, ancora circolazione perimetrale, non ha ancora costruito nulla l'Umana Reyer, deve farlo in questi secondi finali, si affida al capitano, alza la parabola, Bramos arriva all'errore, il rimbalzo di Mezzanotte e Gentile a guidare la transizione, porta avanti palla con la mano sinistra, va a attaccare proprio su Bramos, scarica per Mezzanotte la tripla ed eccolo qui questo giocatore che avevamo detto è sicuramente una grande scoperta per il basket italiano. Sì, Trento ha comunque appunto questa capacità di trovare giocatori giovani e forti, e lui ha è in questa tradizione. Classe 98, Mezzanotte, Watt va al gancio, l'errore, non a caso Trento l'anno scorso ha vinto la prima Next Gen del campionato italiano vincendo il raggruppamento qui al Taglieccio e poi andando a conquistare il titolo. Gentile ci prova da tre punti, tiro ritardato per la buona difesa di Bramos, arriva un tiro senza parabola, il rimbalzo di Julian Stone che guida la transizione, va ancora in angolo da Mazzola, poi nuovamente Stone, Chappell in punta, il blocco di Mitchell Watt, va su Chappell, scarica proprio per Watt, gancio mancino, corto però il rimbalzo di Justin Knox. Dopo il 3-0 iniziale il Umana Reyer non è più riuscito a trovare la via del canestro e dunque ancora Trento che può attaccare con Blackmon, il tiro in sospensione, l'errore, il rimbalzo nelle mani di Chappell che riesce ad anticipare Knox, poi scambia Bramos con Chappell, la transizione, intercetta Mezzanotte ma recupera ancora Mitchell Watt, c'è il contatto, c'è il fallo, si andrà in lunetta, primo fallo della partita che per ora è assolutamente corretta. Mi sembra questa Trento di Brienza meno sporca tra virgolette rispetto alla Trento di Buscaglia. Ne abbiamo discusso per tanti anni, per tanto tempo, in effetti giocava molto fisica, qui il fisico c'è, ma insomma appunto si cerca il gioco e qui Watt deve sfruttare tutta l'esperienza che ha nei confronti di Mezzanotte che ovviamente deve pagare dazio. Va in lunetta dunque Mitchell Watt per cercare di muovere il punteggio dell'Umana Reyer, lo fa col primo libero a segno, 4 per l'Umana Reyer, 5 per Trento, la possibilità di pareggiare dopo quasi 3 minuti di gioco qui sul parquet del Taliaccio per la decima giornata del campionato di Serie A di basket, penultima partita in campo, un quarto d'ora dopo comincerà anche il match tra Cantù e Fortitudo Bologna, ma ovviamente noi seguiamo questa partita che vede l'Umana Reyer a raggiungere Trento sul 5 pari e adesso Blackmon, l'ex di Pesaro, a costruire per Knox, ex di Trieste, mano morbidissima, l'abbiamo visto spesso anche tentare il tiro da tre punti, è un bel duello quello con Mitchell Watt, due centri tutto sommato atipici, anche se Watt ha la statura superiore a quella di Knox, ma entrambi hanno la possibilità di partire anche da lontano o di prendersi un tiro da fuori. Stone anche lui è un sicuramente all around,
lo scarico per Watt, ultimi 3 secondi dell'azione, il gancio mancino di Watt, ancora un errore, ancora un rimbalzo di Trento con Gentile a guidare la transizione marcato da Bramos, solito duello spalla canestro col tiro in step back di Gentile, questa volta non va appoggiato al tabellone, rimbalzo dell'Umano Reyer che guida la transizione con Stone e c'è il blocco in movimento di Valerio Mazzola, arriva il primo fallo anche per l'Umano Reyer, qui un po' di fiscalità degli arbitri, ma ci può stare. Sì, ci può stare, l'arbitro era proprio lì e quindi alla fine... Poi sono dei, questi sono dei fischi che ormai sono diventati di routine, quindi obiettivamente bisognerà cercare di anche adattarsi, farlo entrare nella mentalità, perché un giocatore porta il blocco, non pensa che possa arrivare il fischio, intanto ha un brutto scarico qui di Knox proprio nelle mani dei giocatori dell'Umana Reyer, e spesso anche giocatori di grande esperienza si fanno pescare in questa infrazione. Rimane a meno 2 l'Umana Reyer che si prende il tiro con Jeremy Chappell, altro giocatore che sta attraversando un ottimo periodo, era in forse nel match di Bursa, è sceso in campo, è stato lui a dare là inizialmente alla partita, che poi ha visto, ripetiamo, Michael Bramos come grandissimo protagonista. Adesso trova il canestro del riaggancio dell'Umana Reyer, Knox rischia l'infrazione di doppio palleggio, poi scarica per Mezzanotte, Gentile marcato da Mazzola, ancora Gentile col suo solito tiro che sembra non partire mai dalle sue mani, ancora una volta però trova il fondo della retina per il nuovo vantaggio Dolomiti Energia, 7-9 e sono 4 i punti di Alessandro Gentile. Si prende la tripla Junior Stone, ecco queste triple lui ce le ha avute nella sua seconda incarnazione, mentre vediamo ancora Gentile che va su, appoggia al tabellone e trova il canestro, dicevo Stone le triple le ha costruite nella sua seconda incarnazione veneziana, inizio di stagione non ne metteva una, adesso sta prendendo la mano e ovviamente può andare anche in avvicinamento, poi appoggiare per Watt dentro fuori, la lettura di Mezzanotte che riesce a recuperare per un attimo il pallone, poi arriva il fischio arbitrale per la rimessa a favore dell'Umana Reyer che ha un punto da recuperare dopo la tripla di Stone e la risposta di Gentile, ancora vediamo la gran difesa, braccia lunghissime di Mezzanotte che sporca il pallone, lascia 9 secondi per l'azione di tiro all'Umana Reyer che parte dalla rimessa di Stone, trova Mazzola, poi si va da Bramos che finge la tripla, Blackmon va quasi ad appoggiarsi sull'avversario, dentro e fuori va Ceppel alla tripla, l'errore ma arrivano Mazzola e Watt che addirittura si ostacolano, peccato di troppa generosità da parte dei giocatori dell'Umana Reyer, arriva la palla persa, per ora un fallo speso per parte, mi sembra che poi questo non sia dovuto a un metro arbitrale permissivo ma bensì a due squadre che stanno giocando sì con grandi difese ma comunque sempre all'interno del regolamento, pronto a entrare Ike Udano per l'Umana Reyer che ha un punto da recuperare ma è in difesa, la difesa di Stone, miracoloso questo recupero sul tentativo di scarico di Knox, murato letteralmente, giustamente Andrea, visto che poi sei abituato a seguire anche la pallavolo, e Bramos da quella mattonella sbaglia e il rimbalzo è di Knox, e Gentile ancora a correre in contropiede ma attaccare su Watt che riesce a scivolare poi Mezzanotte dall'arco, è una sentenza Mezzanotte dall'arco, poco da fare. Non ha paura, non ha paura, è merito dunque anche di Brienza che gli ha dato fiducia e per la prima volta una squadra nella partita ha 2 possessi di vantaggio, si tratta di Trento, gioco perché era vuota, aveva un problema con la scarpa per cui esatto. Si era fermato sotto il canestro, sono rossario. Trascorsi un po' di secondi, adesso c'è il doppio cambio, entrano Udano e Day al posto di Watt e Mazzola, dunque Udano da 5 per quello che dicevamo prima. Sì, tra l'altro sono le due squadre che concedono veramente poco nel tiro da 3, Trento concede meno di tutte, il 30,2%, Venezia il 30,9, per cui probabilmente anche la lotta sotto le planche sarà fondamentale. È uscito Gentile, uno dei fattori in questo avvio di partita, è entrato al suo posto King Day marcato da Forrai, la rimessa è per l'Umana Reyer ma con solo un secondo e un decimo sul cronometro dell'azione, Stone che è il playmaker ovviamente guarderà il cronometro prima di effettuare la rimessa ma dovrà arrivare il tiro rapidissimo per l'Umana Reyer, bisogna trovare un passaggio, trovare il tiro, lo prende Ceppel che riesce a colpire il ferro, poi però va su in verticale Knox, vola a terra King nelle sportellate con Udano e dunque +4 il palla in mano per Trento con Blackmon, pronto a entrare anche De Nicolao
si prende il tiro Blackmon e mano morbidissima, lo sapevamo, arriva il time out per Umana Dyer, che c'è un mini allungo, è quello di Trento che dal 10 a 9 è arrivato adesso sul 16 a 10, parziale dunque aperto di 7 a 0 per la Dolomiti. Eh sì, corre i ripari De Raffaele chiamando time out adesso, poi che appunto è uscito Gentile, che in questa prima fase di gara è stato il terminale offensivo più importante di Trento, bisogna ricompattare le fila e cercare di tenere in vicinanza Trento. Uno dei problemi riscontrati in questa prima fase di campionato sono proprio certi momenti in cui si prendono break molto importanti. Però che il break se l'è costruito a Trento, grandi demeriti però diciamo spesso si è ritrovata a rincorrere Venezia, ha dimostrato di avere carattere e molte volte aver riaperto partite che sembravano ormai finite, ultima o non ultima quella in campionato con Varese, però ovviamente c'è un dispendio di energie mentali e fisiche non indifferenti e quindi è importantissimo rimanere perlomeno a contatto. Entra, come abbiamo detto in precedenza, era già pronto sul cubo del cambio Andrea De Nicolao, prende il posto di Julian Stone in cabina di regia. Trento invece si ripropone, inserisce Kelly al posto di Knox, secondo cambio dunque anche per coach Brienza, uno dei tanti straini nuovi nella formazione trentina che ha praticamente cambiato interamente il pacchetto degli stranger. Sarebbe Kraft, ma è assente in questa serata. E Day contro Mezzanotte, la partenza di Day, linea di fondo, è costretto allo scarico, Bramos per Chappell che vede un varco, va dentro nuovamente da Michael Bramos, ancora una volta la tripla è corta, poi lotta Ike Udano, il pallone è nelle mani di Austin Day, c'è la freccia e vediamo chi dice, credo che dirà Trento, e infatti così è, perché Trento aveva vinto la palla 2, ma poi il primo possesso è stato dell'Umana Reyer, perché il pallone è uscito dal campo, la rimessa è per Trento, ma prima c'è un cambio per gli Oro Granata, entra Forrai al posto di Bramos, e dunque c'è un doppio play, anche se diciamo che in questo assetto giocherà, infatti vediamo De Nicolao da play e poi c'è Figlioi a marcare King. Blackmon costruisce il gioco perché Forrai è in angolo, viene servito adesso, la palla sfugge dalle mani di Kelly, recupero difensivo per l'Umana Reyer che, ripetiamo, in difesa sta facendo sicuramente bene, i meriti del più 6 sono tutti di Trento. Day prova ad attaccare ancora nell'uno contro uno a Mezzanotte, lo scarico per De Nicolao che finge lo scarico a sua volta e subisce il fallo di Blackmon, 2:30 dalla fine, primo fallo di Blackmon, terzo della partita. E si chiudono molto gli spazi, ma in realtà senza un'aggressività sul portatore di palla così fisica, e questo motiva appunto il fatto che ci sono pochi falli. Rientra Gentile, quindi adesso bisogna stare attenti perché lui sicuramente sa inventarsi i tiri, e qui bella. De Nicolao senza paura, la penetrazione di Andrea De Nicolao per tornare a muovere il punteggio dell'Umana Reyer, era fermo alla tripla di Stone e dunque sono passati quasi 3 minuti, pronto a entrare anche Bruno Cerella, Ceppel a marcare Gentile, canestro più fallo, qui si è fatto ingolosire dal pallone, mostrato come sempre con ritardo da Gentile, ma questa è la sua dinamica di tiro, è 18 a 12, c'è il primo fallo di Jeremy Ceppel, credo che sarà lui ad uscire, entra uno che lo conosce bene e che è un grande difensore. Avete visto che subito Gentile ha cercato di attaccare il ferro, lui non si ferma davanti a nulla, adesso probabilmente con Cerella avrà un po' più di difficoltà ad arrivare vicino al canestro. Manca un playmaker vero in campo in questo momento per Trento, ne ha due invece l'Umana Reyer, De Nicolao e Figlioi, mentre Gentile continua a bombardare il canestro, sono 9 dei 19 punti di Trento messi a segno dal figlio d'arte Gentile, e c'è il nuovo massimo vantaggio della Dolomiti Energia, più 7, 19 a 12. De Nicolao gioca con Cerella che finge la tripla, poi scarica per Ike Udano, va a spalle a canestro su Kelly, dentro fuori la tripla di Austin Day, l'errore, il rimbalzo proprio di Gentile, inseguito ovviamente da Cerella,
che è uno specialista della difesa e andrà a marcare quello che è il miglior fattore offensivo in questo momento per Trento. C'è stato però anche il cambio difensivo ed è Kelly che va via, ma Udano recupera un gran pallone, serve per il contropiede Austin Dale, sottomano rovesciato, Icke Udano inchiota la schiacciata per il 14-19, una schiacciata in tap-in, aveva cercato la soluzione più difficile dei Nona, era stato baciato dalla fortuna, è arrivato al sesto danno, ha trovato il canestro del meno 5 Umana Reyer mentre ci avviciniamo all'ultimo minuto del primo quarto. Gran difesa ancora qui, attenzione a Blackmon dall'angolo, è un cross sulla buona difesa, lettura da parte di De Nicolao che adesso riceve il pallone per la costruzione e va su ancora Andrea De Nicolao subendo il fallo da parte del numero 24 King, il diavolato Andrea De Nicolao. Sì, qui grandissima esperienza, ha portato il difensore a guardare il compagno perché sembrava gliela stesse passando e poi ha visto che c'è cascato, è corso fino al canestro, grande spinta da parte di Andrea De Nicolao, che sicuramente dei playmaker di Venezia è il più puro però in questo caso sta agendo da terminale offensivo. 14 Umana Reyer, 19 Trento, 1 minuto e 05, non so se le statistiche che hai sono aggiornate, percentuali tiro come solito non precisissime per l'Umana Reyer, meglio Trento così ad occhio. 33% da 2 e 25% da 3, e fa sicuramente meglio Trento che ha il 75-6 su 8 da 2 e 50% da 3, soprattutto da 2, 3 su 9 è molto basso. Inquadrato Stefano Tonut, una delle due assenze dell'Umana Reyer, logicamente l'assenza di Widmar viene facilmente integrata con l'inserimento di Ike Udano, perché gli stranieri dell'Umana Reyer sono addirittura due di più rispetto a quelli che possono essere schierati, anche se uno è in prospettiva, cioè Andrew Gaudlock, che sta lavorando per ritrovare la miglior condizione. Giustamente si diceva in settimana, i controlli diagnostici hanno visto che non ci sono problematiche, però quando uno riprende dopo praticamente un anno essere stato fermo è sempre a rischio sovraccaricarlo. Umana Reyer si può permettere il lusso di farlo recuperare, credo che sarà un valore aggiunto importantissimo nella stagione degli Oro Grata, ma ovviamente bisogna arrivare alla fine della stagione per giocarsi questo valore aggiunto, e si può ricominciare con la tripla di Bruno Cerella che tira. Sarà un gran difensore, ma quanto a tiro insomma no. Esatto, male. Lo conosciamo come difensore, giustamente. Adesso però attenzione, perché costretto al cambio su Gentile, che continua a bombardare il canestro, il primo a raggiungere la doppia cifra a quota 11 personali, adesso è più della metà dei punti di Trento il fatturato del numero 5, mi sembra una zona almeno inizialmente per Trento. Cerella finge la tripla, scarica per Austin Day, ultimi 7 secondi, arriva il fallo del bonus di Trento, è il primo di Kelly, 25 secondi al termine del quarto, dunque non si andrà in lunetta, ma in caso di un'eventuale ulteriore infrazione da parte della Dolomiti Energia ci saranno tiri liberi. L'Umana Reyer dopo dovrà ovviamente difendere, ma ha due falli da spendere nell'eventualità. Intanto bisogna però segnare, al di là di tutte le considerazioni sulla difesa. De Nicolao penetra, si arresta, scarica per Day, ancora Ariel Figlioi sul cambio difensivo, c'è Day con Blackmon, deve sfruttare questo mismatch l'Umana Reyer, Austin Day l'errore, Ike Udano a rimbalzo offensivo, l'ultimo possesso del primo quarto sarà per l'Umana Reyer, che chiuderà ovviamente sotto i primi 10 minuti, ma vuole riavvicinarsi, ci prova da 3 punti Figlioi, poi ancora Udano, peccato, il tap-in non va, e dunque dopo i primi 10 minuti di gioco il punteggio dice Umana Reyer 17, Dolomiti Energia 21.
Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Non vuole proprio entrare la palla, abbiamo visto in questo caso. Tra l'altro abbiamo visto anche una bella botta presa da De Nicolao sotto le plance. Dicevamo che c'erano pochi falli, mentre vediamo adesso i suoi. Ha preso addirittura 7 tiri in più l'Umanareia. Con percentuali chiaramente più basse, 30-2, 30-3. Esatto, no, dicevo, i falli probabilmente sono anche per un gioco abbastanza permissivo, perché su quel rimbalzo di Udano probabilmente anche lì ci stava un fallo. Come abbiamo detto mille volte, l'importante è che ci sia un'uniformità di giudizio, per cui se si decide di lasciar correre, l'importante è che si lasci correre sempre. E possiamo dire un po' questo primo quarto, se aggiungiamo ai punti di Gentile quelli di mezzanotte, testimonia come sia una Trento diversa rispetto a quella degli altri anni, che aveva tanti punti dai vari Sutton, Og e Gomez, insomma tutta la matrice straniera. Adesso è una Trento a matrice italiana, con Gentile top scorer e poi mezzanotte autore di due triple. Sì, allora Gentile e mezzanotte insieme fanno i punti della Reyer, ne fanno 17, poi due di Blackmon e due di Knox. Esatto, ma la Reyer c'è più equilibrio. È chiaro che in questo campionato italiani forti, italiani. Scusa un secondo, che stavo controllando una cosa. Nessuno dei giocatori della Reyer ha segnato più di un canestro, quindi top scorer sono Stone, Mazzola e Cedella con tre punti con la tripla. Vai Andrea. No, dicevo che giocatori italiani forti ce n'è, ma non tantissimi. Giocatori forti che possono cambiare una partita o decidere una partita come Gentile ce n'è davvero pochi, e quindi è sicuramente un'arma in più. E poi mezzanotte è davvero un jolly pescato da Brienza e da Trento, per quello che abbiamo visto fare in questi primi minuti e quello che sta facendo in questa prima parte di stagione. Si riparte dal 17-21, il possesso sarà per l'Umana Reyer, perché Trento ha usufruito della freccia del possesso alternato nel corso del primo quarto, un bel primo quarto a onore del vero. L'Umana Reyer ovviamente deve ritrovarsi in attacco, perché appunto per ora è 6 su 20 dal campo, 3 su 10 da 2, 3 su 10 da 3, 2 su 2 dalla lunetta. De Nicolao per Day, poi Cerella, va ancora a cercare Austin Day, ecco, questo è talento puro sia da una parte che dall'altra. Day per Gentile e Cerella sfortunato nella tripla, rimbalzo è di Blackmon, che è il più piccolo per Trento in questo momento in campo, ma va su con l'ascensore, porta a casa il pallone, lo serve a Kelly, che va a spalle a canestro su Day, poi cambia velocità, ancora Udano a spazzare le plance. Credo che il conto dei rimbalzi catturati o provocati da Ike Udano sia notevole, e porta a casa anche il fallo di Knox. Grande approccio alla partita di questo giocatore, che sta dimostrando una grandissima intelligenza, perché per ora ha avuto poco spazio, ma i minuti li sta sfruttando al meglio. Questa è veramente la sua occasione, perché per appunto non c'è Widmar e per la prima volta ha tutto questo spazio, ed è importante secondo me che cerchiamo di giocare sotto le plance. De Nicolao ancora un'accelerazione, poi Udano va su, e questo è un antisportivo secondo me. Comunque il canestro c'è, Gentile dice che non c'è fallo, ma mi sembra che il fallo sia almeno da ricontrollare. Gentile va a scambiare un bel 5 con coach Walter De Raffaele. Questo è un fallo, mi dici come avrebbe potuto prendere palla? Non credo proprio. Ne abbiamo visti di molto più veniali puniti in questo modo, cioè ovvero politico antisportivo, per cui ci stava anche cattivo, ecco, perché sì, al di là perché rischi di far male, cioè, e l'abbiamo visto, è caduto, insomma è rischioso. Comunque bravo Dano, appunto sta giocando con tanta voglia e con tanta, e i mezzi ce li ha, i mezzi 13 ce li ha, per cui se gioca con questo cipiglio sicuramente può fare male a Trento. Ora chiede che venga asciugato il pallone, perché sì, l'umidità, non siamo in quella dei playoff, anche perché quest'anno dovesse essere ci sarà l'aria condizionata, ma comunque insomma, c'è. Dai.
E dunque, rientrato intanto in campo mezzanotte per Trento, Ikeudano ha la possibilità di completare il gioco da tre punti per il fallo al limite e forse anche oltre all'antisportivo di Gentile. Comunque fallo semplice, tiro libero supplementare a segno e quindi alla fin fine può andare comunque bene l'Uno Lair, che è un meno uno e adesso si trova in difesa con Trento senza playmaker. Infatti si rialza subito Toto Forrai assieme a Mian con Blackmon, che adesso deve cantare e portare la croce, come si dice in gergo. Si va ovviamente da Gentile per la Dolomiti Energia, è il solito Cerella con il solito blocco del lungo Maudano che recupera e va su, e cosa ha fatto? Canestro più fallo, che giocata il Cheudano. Andrea, stai scuotendo la testa. Sto prendendo la testa non per essere negativa, ma perché ha esploso un atletismo pazzesco. Ha visto che stava rientrando il difensore, bravo nel recuperare palla, tra l'altro uno come Gentile, e poi qui ha visto arrivare il difensore, ma è andato dritto per dritto, non lo fermavi neanche col fallo, sono riusciti a fermarlo. Si sfoga e giustamente è, diciamo, Cepeli in qualche modo si è integrato molto presto e molto bene. Lui ha avuto anche un infortunio, ricordiamo, in precampionato. Lui ha avuto infortunio, ha ovviamente altri giocatori più o meno nello stesso ruolo, ci ha messo un po', però questa in questo momento è la sua partita. Non ha ancora segnato in questo quarto la formazione di Trento. Lomana Reir invece ha trovato un Udano da doppia azione 2 più 1, è arrivato, se non vado errato, a 8 punti Ike Udano, e Lomana Reir è tornata avanti 2 punti, 23 a 21, adesso pressa a tutto campo con Trento, che riesce in qualche maniera a superare la metà campo. Va dal solito Gentile che adesso si trova Austin Day, uso del piede perno, tiro di Gentile. Che serata, Gentile che continua a segnare i primi punti del quarto di Trento, non potevano che essere suoi, e nuovamente parità quota 23, 13 punti per Gentile. Figlioi gioca a due con Day, che va via a mezzanotte, si prende l'entrata a rallenti, non c'è il canestro e poi c'è il fallo invece di Bruno Cerella per fermare il contropiede. Gentile, pericolo pubblico numero 1, 2, 3 e 4. Sì, a quel fadeaway dove rilascia, appunto, come dicevamo, il pallone molto tardi e alla fine non puoi stopparlo, è praticamente impossibile, devi raddoppiare, devi impedirgli di girarsi e poi questo controllo di corpo che è davvero eccezionale. Day non voleva uscire dal campo, voleva assolutamente dare il suo contributo, ma adesso vedremo appunto il discorso di Watt da 4 e Udano da 5. Watt va a marcare mezzanotte, duello assolutamente insolito, lo vedremo, sarà una delle chiavi in questo momento. Watt riesce comunque a reggere con le gambe al giocatore che ha una dinamica sicuramente più da esterno rispetto alla sua. Ancora una gran difesa dell'Umana Reyer con Gentile, che riesce in qualche maniera a restare all'interno del terreno di gioco. Siamo allo scadere dei 24, si prende la tripla, la mette, che signor giocatore, ragazzi. Gentile da 3 punti, 26, disperato di Raffaele perché ha difeso alla stragrande l'Umana, ma effettivamente 16 punti di Gentile. Palla sotto per Watt, marcato da Kelly, che di falli ne ha due, e Mitchell Watt in questo caso è molto più lungo dell'avversario, 25-26, lungo intendo come numero 5, pronto ad entrare Dada Pascolo. Da una parte rientra Jeremy Chappell, altro giocatore Pascolo molto interessante, prende il posto di Kelly, adesso quintetti assolutamente sui generis. Si sperimenta al taglierzo sicuramente. Dunque Pascolo prende il posto di Kelly, vedremo chi giocherà da 5 in questo momento per Trento, forse mezzanotte, che adesso è seguito da Udano, mentre Pascolo ha sulle sue tracce Mitchell Watt. Forrai serve proprio Dada Pascolo, che tocca il suo primo pallone dentro e fuori, solito tiro da tre punti di Gentile, questa volta scheggia lateralmente il ferro, il pubblico del Taliercio stira il sospiro di sollievo. La tripla di De Nicolao, avevo cambiato tono di voce perché quest'anno questi tiri Andrea non li sbaglia. Se li sente, lo vedi, infatti ero abbastanza fiducioso anch'io perché vedi che appunto l'ha preso in fiducia.
più 2 Guadalajara, 5 punti per Andrea De Nicolao che poi va a spendere il primo fallo, ma non ci sono problemi di falli fino a questo momento per Guadalajara. È solo il quarto fallo di squadra, il secondo nel quarto, un fallo per Di Nicolao, uno per Ceppel, uno per Mazzola, uno per Cerella. Dall'altra parte ci sono i due di Kelly, poi uno Blackmon, uno Gentile, uno Nox, uno Mezzanotte e uno al numero 24 King. La rimessa è per Gentile, che serve Mezzanotte, poi consegnato per Forrai che penetra, scarica per Pascolo, ma De Nicolao la magata, il contropiede, Figlioi finge lo scarico, alza la parabola, che Umanareyer, e time out obbligato per Cortulienza, perché questi sono i campioni d'Italia, possiamo dire in questa frase tutta la sintesi di questo momento della partita. La difesa della Reyer morde e poi una difesa così ti permette anche di avere i canestri in transizione. Non era semplicissima questa soluzione di Figlioi, ma grande canestro, ma soprattutto appunto grande palla recuperata di Trento, che vive, grazie a Gentile, stavo guardando, degli 17 tentativi di tiro di Trento, 10 partono dalle mani di Gentile, per cui sta segnando sicuramente, ma sta prendendo anche tante responsabilità. Esatto. A me invece piace vedere come in una serata in cui Stone, Ramos, Day non stanno incidendo, ci sono i vari De Nicolao, vabbè, ovviamente Udano, l'abbiamo già citato abbondantemente, cioè questa è una squadra, anche questa è una sintesi efficace per definire l'Umanareyra, che sta crescendo indubbiamente anche in campionato, oltre che in Europa, dove lo ricordiamo ancora perché non era scontato, anzi no. Un girone veramente impegnativo, e mal che vada sarà secondo posto, ci si gioca al primo posto con il Partizan, nei confronti del quale c'è il doppio confronto favorevole, quindi al momento appaiate le due squadre, però l'Umanareyra è prima nel girone. Sì, e soprattutto non aveva cominciato bene in Europa, ma poi 0-2 le prime due partite. Esatto, poi il filotto di vittorie consecutive. E adesso è uscito a Mezzanotte ed è entrato Nox, scusate, per Trento, ovviamente c'era già in campo Mian, toglie il giovane Mezzanotte Brienza per questo momento delicato per la Dolomiti Energia, non tanto per il ritardo, guardate Watt che anticipa Pascolo, poi la palla è tornata nelle mani di Forrai e la tripla di Trento dalle mani di Toto Forrai, il capitano della Dolomiti. 200 partite in Serie A per lui con questa. E canestro del meno uno, primi tre punti della sua partita. Figlioi, l'altro italo-argentino, perché qui si parla di giocatori col passaporto azzurro ma nativi del Sud America, il fallo di Pascolo sempre sulla partenza dal palleggio di Mitchell Watt, che non va anche questa data assolutamente per scontata, il fallo del bonus importante perché ci sono ancora 6 minuti da giocare, fuori Gentile per Trento, e rientra Blackmon, la rimessa di De Nicolao nelle mani di Figlioi che si prende la tripla alla sbaglia, ma ha preso un tiro sicuro perché ha visto Mitchell Watt in anticipo sugli avversari, poi l'errore e poi la spinta di Nox su Udano, che è indiavolato anche quando non segna, anche quando non prende il rimbalzo, porta a casa comunque il fallo, bonus peso, quindi due tiri liberi. Secondo me c'era anche fallo su Watt di Pascolo, ma ha questa energia che in questa partita è fondamentale, perché appunto arrivi per primo sui palloni, vedete qui è pronto a saltare. Rientra Julian Stone al porto di Figlioi, finisce pure Andrea. No, appunto è vincente questo tipo di atteggiamento e con quei mezzi lì, poi peccato adesso corto questo sul primo ferro, questo tiro libero, ne aveva messi due prima, comunque grande partita da parte sua in tutto. Adesso non c'è Gentile in campo, vedremo se sarà Blackmon che ne ha preso il posto a prendersi le responsabilità, il fallo di Nox comunque è il secondo personale ed è il secondo giocatore a raggiungere due infrazioni per la Dolomiti Energia, è vicino alla doppia cifra, Ike Udano 9 punti Venezia. Per lui. Tutto campo Venezia. Sì, è il pressing a tutto campo, giustamente Andrea con Forrai che riesce a superare la metà campo servendo Nox, a sua volta consegnato per Blackmon, porta un gran blocco, Nox si prende la tripla, Blackmon è da due punti, comunque il pallone va a segno, avevo detto probabilmente sarà lui a prendersi le responsabilità per Trento, sale a quota 4 personali e soprattutto ristabilisce la parità sul parquet del Taglierzo mentre ci avviciniamo alla metà del secondo quarto. De Nicolao penetra, si prende una grande andata, Watt ci prova dall'angolo, non mette a segno il canestro e chiama qualcuno dalla panchina, coach Walter De Raffaele, mentre Blackmon ancora lui pronto a rientrare, Austin Day, Blackmon
quasi fossi stato profeta, ma non è tanto difficile. E lui a caricarsi il Trento sulle spalle, riportandolo avanti alla metà del secondo quarto. Jeremy Chappell, lo scambio con Andrea De Nicolao, arriva Udano col blocco, poi la palla nelle mani di Watt, servito Udano, gran difesa di Pascolo che recupera il pallone senza spendere fallo, pronto ad entrare anche Michael Bramos per l'Umano Raiera, ora in difesa sotto di due, Blackmon per Forrai, grandissima, altro difensore monumentale Jeremy Chappell, perché noi lo conosciamo come tiratore ma come difesa è un altro grande. Non a caso, come dire, subito entrato in sintonia con il gioco di Raffaele, perché appunto si dà grande affare in difesa. Stavo osservando che Trento lavora molto sull'individualità, nel senso che Venezia cerca di costruire molto di più, spesso va in uno contro uno invece Trento. Knox si prende il tiro da fuori, l'errore, nel frattempo sono entrati Dei e Bramos per Udano e De Nicolao, del resto c'erano praticamente ancora due playmaker in campo per l'Umana Reyer, e dunque preferisce tornare ad un quintetto più tradizionale coach Walter De Raffaele a 4-14 dal termine del primo tempo. Austin Day, lo scarico per Watt, una serie di falli di Mian e di Knox, il fallo giustamente viene attribuito a Mian che è stato il primo a spenderlo, ma sarebbe stato il terzo di Knox e questo sarebbe molto pesante per Trento, arrivare alla fine del primo tempo con tre falli, magari provare a cercare sotto, qui vedete il fallo di Mian, poi arriva però anche Knox e portare a casa, andare all'intervallo con Knox con tre falli non sarebbe per niente male. Sì, sicuramente, però appunto bisogna cercare di servire sotto, perché Trento non è così attrezzata sotto le plance e quindi Watt può avere spazio in questo senso, ovviamente appunto contribuendo anche poi a riempire i falli lunghi della formazione dell'Aquila. Segna il primo tiro libero Mitchell Watt, sale a 5 punti, meno 1 per l'Umana Reyer, 4-11 da giocare nel secondo quarto, sbaglia il secondo Mitchell Watt, rimane dunque 32-33 il punteggio con Stone a marcare Forrai, la palla per Knox che si allontana dal canestro, consegna per Blackmon inseguito da Jeremy Chappell, buono l'aiuto di Watt, arriva ancora il blocco di Knox che viene servito a palla in angolo per Mian Forrai, ultimi secondi dell'azione di Trento, si prende il tiro Forrai da casa sua ed è una preghiera che non trova nemmeno il tabellone. Palla che esce, applaude comunque Brienza, applaude anche dalla panchina Gentile che si è alzato in piedi, ha il possesso per tornare in vantaggio l'Umana Reyer, lo mette nelle mani di Chappell, il cambio difensivo che non c'è, non accettato da Trento, poi Bramos marcato da Mian, ancora Pascolo con braccia lunghissime a marcare Austin Day che si avvicina, il tiro in controtempo, il tap-in da parte di Mitchell Watt per il sorpasso Umana Reyer, ancora elastico nella partita, 3-4 Umana Reyer, 3-3 Dolomiti Energia, 7 per Watt e Blackmon che va a attaccare su Chappell, ancora Blackmon, ancora con un tiro che va un po' contro le logiche della gravità, ma bravissimo Blackmon per ridare il vantaggio alla Dolomiti, 34-35 il punteggio, Bramos per Day, cambio difensivo questa volta accettato da Trento e Mian che va a spendere il fallo su Austin Day, andrà in lunetta. Gioca adesso, sta giocando tanto con le braccia e non a caso c'è un albero di Natale che si sta accendendo dalla parte del tabellone di Trento. È giusto finora, dove quando siamo riusciti a dare pallone sotto o è arrivato il canestro o è arrivato il fallo. Day poi ovviamente ha le qualità per fare canestro in qualsiasi forma, quindi difficilmente lo fermi. Nuovamente in campo Ariel Figlioi al posto di Chappell per l'Umana Reyer che trova la parità con il primo punto di Austin Day. È un periodo in cui non ha percentuali di tiro altissime Austin Day e sappiamo quanto sia legato al suo tiro per quel che riguarda le soluzioni offensive, ma è cresciuto tantissimo anche in difesa grazie al lavoro di coach Walter De Raffaele. Austin Day intanto si sblocca dalla lunetta e riporta avanti l'Umana Reyer, questo elastico che continua sul parquet del Taliercio a 3 minuti scarsi dal termine del primo tempo. Pascolo, tiro, non saprei neanche se definirlo un tiro, alla fine probabilmente sarà questo, altrimenti è una palla persa. Day per Watt che riceve, scambia ancora con Day e Pascolo si fa perdonare,
che braccia ha, perché Austin Day non è sicuramente un mignon, però ragazzi ma siamo lì, siamo lì come centimetri, come apertura alare. Apertura alare, esattamente questo termine. Noi l'anno scorso c'era Biliga, esatto, Biliga che era un pivot bonsai, adesso a Milano non raggiungeva i 2 metri ma aveva due braccia praticamente da 2 metri e 10 come proporzione. Attenzione a Knox, ho detto che ha il tiro da 3 punti, lo sbaglia, tocca Day, anticipa questa volta Pascolo, poi Stone per Watt che si mette in proprio, però adesso la difesa è schierata, arriva Forrai a raddoppiare e arriva la palla persa di Watt che si sa palleggiare ma si è raddoppiato da un esterno, ovviamente può arrivare la palla persa, chiede di asciugare il parquet Justin Knox, c'è dall'altra parte, dunque si può intervenire, ovviamente sarebbe pericolosa una macchia di sudore, la stoppata di Stone sul tiro da 3 punti di Forrai che protesta e poi spende il fallo. Si lamenta il capitano di Trento, chiedeva il fallo sul tiro da 3 punti, non giudichiamo, siamo dall'altra parte. Onestamente, anche se da lontano, no, adesso è il fallo dopo, sembrava onestamente, qui ha cercato di prendere lo sfondamento ma si è spostato. Certamente poi fallo di frustrazione questo, perché appunto non gli avevano fischiato il fallo sul tiro, era stato bravo però in precedenza appunto a raddoppiare su Watt, è uno di quei giocatori che è una piovra e quindi per un lungo non è salutare palleggiare se c'è lui che può fare il raddoppio. Coach Brienza decide che è durato abbastanza la permanenza in panchina di Gentile, intanto Stone segna il primo tiro libero e dal P2 all'Umana Rai, rientra in campo Gentile, rientra in campo Kelly, oltre a Knox che ha 2 falli viene richiamato in panchina Forrai proprio perché reduce da questa giocata un po' di nervosismo a evitare ulteriori danni, 1-2 anche per Julian Stone e solo +2 per l'Umana Rai, e dunque pallone del potenziale pareggio o anche sorpasso in caso di azione pesante per Trento che va subito da Gentile, poi Blackmon è caldo ma sbaglia la tripla, Day anticipa ancora una volta Pascolo, poi concretizza il recupero Mitchell Watt e serve per Julian Stone, si fa vedere Figlioi per l'Umana Rai, marcato da Mian, Stone contro Blackmon, spalla canestro Julian Stone che ha molti più centimetri, poi scarica per Austin Day, 7 secondi, chiude il palleggio, ancora Stone, ancora la difesa al limite di Blackmon, poi va Figlioi, la tripla sul primo ferro, il rimbalzo di Gentile, ancora una transizione veloce per Trento, ma questa volta la difesa dell'Umana Reyer fa buona guardia e dunque costringe a costruire l'azione dal palleggio, poi arriva l'infrazione di Kelly che non ha avuto sicuramente un buon approccio alla partita, credo ci sarà un time out adesso pronto ad entrare mezzanotte, ma vediamo un po' dell'Umana Reyer in campo, sì, l'avevo capito, 1:07 con un time out da spendere. Coach Walter Raffaello chiama giustamente perché così può costruire questo attacco, +2, partita assolutamente in equilibrio chiaramente, ma rivediamo come la difesa abbia lavorato bene costringendo dalla partenza in croce l'infrazione, i passi di Kelly, a marcarlo c'era un certo Mitchell Watt. Sì, no beh, diciamo che dopo il primo quarto o a metà del primo quarto la difesa di Venezia ha cominciato a mordere come sa, e sulle individualità Trento è sopravvissuta perché prima Gentile, poi Blackmon, un paio anche di azioni fortunate con palla contesa alla difesa e poi tiro da 3 allo scadere, è rimasta in partita Trento, però appunto è in partita, è una gara molto equilibrata che ancora non ha un padrone. 37-35 il punteggio, Trento aveva chiuso il primo quarto a 21, quindi ne ha segnati 14 e come si diceva passa dalla difesa il gioco dell'Umana Reyer che ha sicuramente tante bocche da fuoco, però il fondamentale di squadra, e mi piace sottolineare questo perché hai detto giustamente tu, Trento sopravvive sulle individualità, l'Umana Reyer gioca più di collettivo. E la giocata di collettivo che sa meglio fare una squadra allenata da coach Walter Raffaele è proprio la difesa, e questo non è un caso perché con le difese si vincono i campionati, con gli attacchi le partite, si dice nel basket. E l'Umana Reyer ha lo scudetto sul petto. Michael Bramos, l'errore, il rimbalzo di Kelly, porta avanti il pallone oltre la metà campo, non c'è tempo per arrivare fino alla fine, o meglio c'è tempo abbondante per almeno un altro paio di azioni dopo questo attacco della Dolomiti che va dal solito Gentile e si trova al
muro di Stone. Poi Kelly si prende il tiro da tre punti, l'errore non era convinto, si è capito chiaramente l'errore, e vediamo se Roman Reyer decide di accelerare per avere poi un ulteriore tiro o decide di gestire. Adesso c'è Watt marcato da Gentile e bisognerebbe cercarlo con il fallo in attacco fischiato a Mitchell Watt, che è stato ingenuo qui perché Gentile ha speso una serie di falli reiterati, l'arbitro non li ha fischiati, alla fine Watt si è nervosito. E si è visto quello di Watt fallo più sulla evidente. Faccia, sì. È il terzo di squadra per il Roman Reyer che lo trattiene. È lì però è anche è l'arbitro che in qualche modo deve tutelare i giocatori, perché appunto questo tipo di giocatori poi hanno tanto mestiere e sanno come far vedere i falli. Quindi l'ultimo possesso, adesso sì, può arrivare fino alla fine la Dolomiti Energia cercando il pareggio o il sorpasso in caso di tiro pesante. È entrato Danno per Vuoto, è entrato King per Trento con Gentile, marcato da Abramo, altro signor difensore oltre che tiratore, anche se questa sera per ora non si è visto il tiro mortale di Michael Bramos. Ultimi tre secondi e c'è il fallo speso da Bramos con Gentile che ancora una volta gioca da solo, e questo è in isolamento uno contro uno, se trova lo spazio, e ne ha trovati anche tanti, però non c'è altro, non c'è movimento di palla, non ci sono blocchi, non c'è nulla, e si va ancora da lui che penetra, va su, arriva Udano, appoggia al tabellone ed è convalidato il canestro di Gentile. Dunque sono passati 20 minuti ma le due squadre sono in perfetta parità. Roman Reyer 37, Dolomiti Energia 37. Noi ci sentiamo per il secondo tempo. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Sta per riprendere il match tra Roman Reyer e Dolomiti Energia Trentino, valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Perfetta parità dopo i primi 20 minuti, 37 a 37 con un Roman Reyer, l'abbiamo detto più volte, che ha giocato maggiormente di squadra. Trento ha avuto 18 punti da un Gentile da 23 di valutazione ma meno 2 di plus minus, questo è un dato un po' singolare, che sommato agli 8 punti di Blackmon e a 6 di Mezzanotte ha fatto praticamente tutto per la formazione allenata da Brienza. Roman Reyer che ha avuto varie frecce al suo arco, migliore realizzatore Ike Udano, ma per con 9 punti, ma per tutte le statistiche del primo tempo ovviamente come di consueto do il microfono ad Andrea Manzo. Come dicevi tu, appunto con tre giocatori si fa il bottino di Trento, mentre è molto più distribuito quello di Venezia che ha 0 su 5 da Austin Day e 0 su 5 da Michael Bramos, mattatore in Coppa con 28 punti, diciamo se li è spesi tutti lì i canestri, ma questo dimostra appunto come Venezia riesca a giocare di squadra. Aikudano davvero strepitoso quest'oggi, 3 su 4 nel tiro da 2, 3 su 4 nei liberi, 6 rimbalzi e 21 di valutazione, è secondo appunto solo a Gentile, lui ha un plus minus di 0. Per cui effettivamente si sono combattuti, però bene la lotta ai rimbalzi, 21 i rimbalzi di Venezia contro i 16 di Trento, e soprattutto un bel dato, le palle recuperate, 7 dell'Umana e 2 dell'Aquila, a dimostrazione di come appunto la difesa di Venezia comunque abbiamo saputo mordere, ha dovuto fare i conti, adesso stiamo vedendo gli highlights con un giocatore che se non sbaglio in una partita con Milano fece un'altra grande prestazione tipo questa, è un giocatore che probabilmente quando vede Venezia gli va il sangue agli occhi. Dicevamo come il plus minus dica
possa essere un dato utile per leggere partite, ma anche fuorviante, perché ad esempio c'è un più 6 di un Austin Day che, come giustamente hai ricordato tu, ha fatto per ora un 0 su 5 dal campo, però può essere anche significativo vedendo come col quintetto l'Umana Reyer abbia un plus minus di meno 23 e con la panchina il plus minus di Trento sia di meno 11. Quindi questo, anche questo testimonia la lunghezza di questa squadra aerogranata che riparte con, mi sembra, lo stesso quintetto. Sì, è lo stesso quintetto. Anzi no, c'è Austin Day al posto di Mazzola, ma insomma cambia poco. Sì, che, è un cambio a cui ci ha abituato De Raffaele anche lo scorso anno, abbastanza usuale. Sì, è difficile definire quintetto e panchina Venezia, perché insomma sono quasi tutti intercambiabili. Molto più facile farlo per Trento, che rimetterà il pallone dal centro del campo. 37 pari, riparte anche Trento con lo stesso starting five con cui aveva iniziato la partita, cioè con Toto Forrai in cabina di regia, poi Gentile, Mezzanotte, Knox e Blackmon. Mezzanotte consegna proprio per Blackmon, che fa un passo laterale, poi si prende il tiro, anzi no, non riesce a prenderlo, scarica per Knox, il gancio di Knox, il rimbalzo di Stone sbilanciato da Chappell, che è arrivato di gran carriera a cercare di recuperare quel pallone. Comunque il possesso è nelle mani dell'Umana Reyer con Michael Bramos in angolo per Stone, che avrebbe lo spazio per tirare ma non si prende il tiro, preferisce andare da Austin Day che va su e qui non c'è il fischio, il contatto con Mezzanotte era abbastanza evidente, non fischiato. Mezzanotte riceve il pallone in qualche maniera sul lancio di Blackmon, poi restituisce il pallone a Blackmon che sbaglia, la palla è recuperata da Forrai, si è fermato Bramos per evitare di spendere il pallo sul tiro da tre di Trento. Ancora non si è mosso il punteggio dopo un minuto nel quarto, Stone a marcare, Gentile arriva al raddoppio di Chappell, lo scarico per Blackmon, altra tripla e altro errore per il numero 1 di Trento, e la transizione guidata da Julian Stone, servito Day marcato proprio da Blackmon, mismatch favorevole per il numero 9 dell'Umana Reyer, che continua a prendere manate e trova il primo canestro della sua partita, ridando il vantaggio all'Umana Reyer sul 39-37. Forrai in cabina di regia, 4 punti per Austin Day che per ora aveva segnato solo dalla lunetta, il duello tra Knox e Watt, la palla per Mezzanotte che non ha paura di tirare da 3, segna, subisce il fallo da Day, 3 su 3 da 3 punti Mezzanotte, vado da controllare, sì, 3 su 3. Sì, come abbiamo detto, tra l'altro un lungo così che ha questa mano morbida può fare tanta strada, perché ovviamente ti tira fuori il proprio avversario diretto, però poi te lo punisce così. Onestamente in queste prime azioni ho visto tante brutte cose, nel senso che ho visto fallo su Day, ho visto fallo anche su Gentile, troppo permissivo secondo me il metro arbitrale, che è vero è rimasto costante, però questo rischia di rovinare un po' il gioco. Gioco da 4 punti completato da Mezzanotte per il più 2 Dolomiti Energia, Watt per Bramos sull'attacco dell'Umana Reyer, anche Bramos deve ovviamente sbloccarsi, la palla nelle mani di Day che va su e ancora una volta gli viene sporcato il possesso in maniera regolare per gli arbitri che stanno effettivamente tollerando un po' troppo, rivediamo ancora. Qui gli ha preso il braccio, è più che evidente, poi tra l'altro ovviamente Day è un giocatore che si innervosisce molto e quindi rischia poi di invece di capitalizzare e poi di pagare. Bramos spara, sbaglia, Chappell tocca, quasi un assist per Julian Stone, il tocco di Gentile che si lamenta, probabilmente ha ragione in questo caso, è Gentile, gli arbitri vanno a colloquio, rivediamo il replay, l'errore di Bramos. No, qui la questa inquadratura non si capisce, non la rimessa c'è. Viene no, credo che si vada a vedere l'Instagram play, no, si dà la rimessa a Trento e chiede il fallo coach Walter De Raffaele quando gli passa davanti l'arbitro. Per ora buono l'arbitraggio del primo quarto, però non ha nel primo tempo, però non ha iniziato bene questo secondo tempo, come non ha iniziato benissimo l'Umana Reyer che è sotto di 2 con la palla in mano alla Dolomiti Energia. Forrai marcato da Day, l'accelerazione, lo scarico per Blackmon, gran difesa di Chappell, tiro quasi allo scadere dei 24, sbaglia per la gran difesa dell'Umana Reyer il numero 1 di Trento, meno 2 però, palla in mano adesso per gli Orogranata, Watt per Chappell che prova a battere Blackmon, poi sfrutta il blocco di Watt, gran giocata a 2, questa è un'altra giocata di squadra
e non a caso porta a segnare l'Umana Reyer con Mitchell Watt che impatta a quota 41. Gentile prova a accelerare, scarica per Forrai, la tripla, la sbaglia, il rimbalzo di Austin Day e ancora la transizione, ma la buona difesa a copertura da parte di Trento, lo scarico verso Watt da parte di Chappell qui è un po' esagerato e poi va a spendere fallo di frustrazione Chappell, primo dell'Umana Reyer arrivare a due falli. Non abbiamo gestito bene questa palla, peccato perché appunto eravamo riusciti a contenere bene in difesa, mentre vanno a parlare gli arbitri, il pubblico è molto esasperato. Sì, c'è il tocco ma l'ha letteralmente sfiorato. Vanno a vedere l'instant replay su questo, allora questo, cioè, non sono andati a vedere il fallo di precedenza di Gentile e vanno a vedere questo. Sì, è l'assurdo di questa interpretazione del fallo antisportivo, è chiaro, se non puoi prendere la palla fischiano fallo, ma è anche quello che aveva fatto prima, esatto, ma devi anche poi avere un metro qui, insomma, sì, era fallo, era di frustrazione, ma l'ha praticamente sfiorato, l'altro gli ha tirato una mannaiata sul braccio, insomma dovrebbero avere due pesi differenti queste scelte. A rigore di regolamento possono anche dare l'antisportivo, però credo, insomma, che se sono intelligenti gli arbitri qui non lo danno, ripeto, soprattutto perché il metro di giudizio per ora è stato piuttosto permissivo, ci sta il fallo assolutamente, certo. L'abbiamo detto subito, fallo di frustrazione, fischio ineccepibile, vediamo adesso non la decisione, credo. Arbitrale, fallo normale, fallo, ecco, ripeto, è l'interpretazione più corretta, anche più intelligente, posso dire in questo momento. Sì, anche perché poi vai a viziare quello che appunto sono... Vai a incattivire la partita. Esatto. E siccome il metro di giudizio fino a questo momento è stato piuttosto permissivo, si comincia a incattivirla, succede veramente di tutto in campo con il rischio di farsi male. Dunque, possesso per Trento con Gentile, si prende il tiro con la mano in faccia di Watt che gli impedisce la visuale, dunque arriva un cross, poi Day rischia l'infrazione di campo, riesce comunque a superare la metà campo, poi la palla contesa da Forrai che strappa in maniera corretta e va detto è corretto questo intervento difensivo da parte del capitano di Trento e c'è Day che però in questo momento... non è con la testa in campo e credo che andrebbe tolto non per cattiveria ma proprio per farlo rifiatare mentalmente, sì, anche perché appunto si è innervosito, l'ho detto prima, con certi fischi non chiamati, qui a questo punto vedete che adesso mentre sta tirando il tiro libero Gentile, che lo sbaglia, sta ancora parlando con gli arbitri, si sta incamponendo su questa cosa, invece deve concentrarsi su una partita che è in totale equilibrio. Sbagliato primo libero da Gentile, il secondo va a segno con un po' di fortuna e riporta avanti dunque la Dolomiti Energia, 19 punti per Gentile, primo punto nel secondo tempo del top scorer del match, ma solo uno di vantaggio per la Dolomiti. Chappell ci prova da tre punti, l'errore, rimbalzo lungo a mezzanotte, gran rimbalzo e palleggio dietro la schiena, gran giocata da parte del giovane della Dolomiti Energia che dà dunque il possesso agli ospiti dopo quasi 4 minuti di gioco nel secondo tempo, alza Forrai, grande entrata. Qui ha sbagliato Stone che non ha chiuso lo spazio e poi giustamente Watt non ha speso fallo. Si alza Mazzola per l'Umana Reyer, probabilmente uscirà Austin Day che viene adesso servito, il pallone per Julian Stone a di fronte mezzanotte, Forrai prova l'anticipo su Day, linea di fondo per Chappell, peccato, il tocco a rimbalzo è da parte di Toto Forrai e la rimessa per l'Umana Reyer con Mazzola pronto a rientrare in campo, era partito in starting five, Mazzola prende il posto proprio di Austin Day che comunque è riuscito a recuperare almeno il possesso qui dopo il bell'assist che non è stato concretizzato da Chappell, più 3 Trento, palla in mano all'Umana Reyer, Bramos marcato da Blackmon, riceve Mitchell Watt che ha di fronte Gentile, ancora Watt va dentro l'area, il gancio mancino, gran movimento da parte di Mitchell Watt per dare il meno 1 all'Umana Reyer, 4-3, 4-4 e Forrai a costruire il gioco per la Dolomiti, il passaggio di Blackmon che adesso ha di fronte Watt, Stone a marcare su Knox che è ritornato adesso in avvicinamento al canestro, grandissimo Julian Stone che anticipa da dietro Justin Knox, sul cambio difensivo ha fatto una giocata strepitosa Julian Stone.
So che l'abbiamo detto tante volte, questo è il play che riesce a tenere il primo avversario e a quasi anche portargli via palla. Ovviamente De Raffaele segue sempre molto le sue rotazioni, per cui è abbastanza metodico. Probabilmente Udano, che era stato così protagonista nella prima parte di partita, lo rivedrei bene in campo. È entrato in campo invece Cerella al posto di Chappell, ancora Gentile, ancora l'errore con Knox che va a contrastare Stone nel metro arbitrale, ci sta la palla da Mazzola a Cerella, la tripla di Bruno Cerella, a esplodere il taglietto, Bruno Cerella entra a freddo, mette la tripla, Manareir di nuovo avanti 4-6, 4-4, pronto a rientrare Kelly per la Dolomiti Energia che attacca con Toto Forrai, dietro la schiena per Knox, il tiro dalla media, gran giocata qui da parte della Dolomiti Energia che pareggia subito a quota 46, dopo la tripla di Bruno Cerella si alza anche coach Tucci a dare suggerimenti a coach Walter De Raffaele su questa situazione di parità che non si schioda. Mazzola per Cerella, gioca ancora due con Bramos, il tentativo da tre punti, Michael Bramos, le triple dell'Umanarei stanno facendo male in questo momento a Trento, 4-9, 4-6, Gentile, che canestro, Bramos scuote la testa, ma non perché abbia segnato Gentile, ma perché lui ha fatto una difesa strepitosa. Perfetto. E invece Gentile è questo e merita gli applausi in questo caso del pubblico e anche dei telecronisti. Bramos esce a ricciolo, la sua tripla anche se dall'altro lato, ma arriva l'errore, ma arriva anche il rimbalzo offensivo e Watt marcato da Blackmon porta a casa il fallo, pronto a entrare di nuovo Andrea De Nicolao, partita che continua a essere molto molto bella a mio giudizio. Sì, tra l'altro tu dicevi giustamente di Cerella che è un gran difensore, però è anche un giocatore proprio che riesce ad accendersi in un lampo, è entrato, ha fatto un tiro da tre, ha fatto un assist. Per lui non c'è problema di scaldarsi quando rientra in campo, è stato un grande apporto. Altro giocatore che ha queste caratteristiche è proprio Andrea De Nicolao, che adesso rimetterà la palla in gioco. E il pallone per l'Umanarei nelle mani di Michael Bramos che si prende il tiro, non... c'è un fallo in attacco di Mitchell Watt, solito momento di blocco in attacco. Peccato perché la tripla è arrivata, secondo fallo di Watt e anche bonus per l'Umana Reyer, mentre i cambi che ci sono stati in precedenza di Nicolao per Stone da una parte, King e Kelly per Forrai e Knox. Eh beh sì, purtroppo va detto, il fallo l'ha speso. Peccato che Bramos, che oggi ha le polveri bagnate, una volta che l'ha messa gli hanno tolto. Comunque resta più uno all'Umana Reyer, giusta l'interpretazione degli arbitri su questo attacco dell'Umana Reyer. E qui Andrea De Nicolao che porta a casa il terzo fallo di Blackmon. Fischio importante questo, è il solito Andrea De Nicolao, ancora una volta, vedete come sì, ci sta, perché ha usato non l'avambraccio ma il braccio per spingere, bravo Andrea De Nicolao. Sì, ha questa intelligenza cestistica che è proprio è una cosa che non impari, ce l'hai, lui ce l'ha sicuramente ed è bravissimo appunto anche in difesa a prendere questi falli in attacco. Continuano le rotazioni dell'Umana Reyer che ha reinserito Figlioi al posto di Bramos, proprio Figlioi cambia lato per Mazzola che ci prova da tre punti, Valerio Mazzola, il canestro di Mazzola per il più 4 Umana Reyer che se non vado errato a memoria è il massimo margine nuovamente toccato dagli Orgrata, ma siamo a 13 minuti dalla fine, qui c'è il fallo di Mitchell Watt, terzo di Mitchell Watt che ferma così la penetrazione di Blackmon che aveva speso in precedenza il terzo fallo, il secondo di squadra di Trento, mentre Umana Reyer è al bonus già speso e dunque dei tiri liberi per Blackmon, soprattutto il terzo fallo di Mitchell Watt e adesso entra Ike Udano. Sì, beh, ovviamente protegge Watt e lo fa uscire. Venezia che ha ritrovato la mano calda soprattutto a tre e aveva percentuali molto basse nella prima metà di gara, 4 su 15 e adesso siamo 7 su 21, per cui 3 su 6 siamo su 50%, è importante questo dato anche per aprire più spazi.
Blackmon fa 2 su 2, arriva la doppia cifra e riporta a meno 2 la Dolomiti Energia. 3 minuti da giocare nel terzo quarto. Bruno Cerella per Figlio, si fa vedere De Nicolao, si fa consegnare il pallone, poi il blocco di Udano, ma De Nicolao passa sopra, poi si prende la tripla all'errore. Udano gli porta via il pallone da dietro Kelly, e dunque c'è il possesso per il pareggio o il sorpasso in caso di 3 punti che si prende Blackmon, ma lo sbaglia e rimbalzo è nelle mani di Ariel Figlioi per Andrea De Nicolao, che ovviamente ragiona perché la difesa, essendo stata una transizione veloce, quella di Trento è già schierata. Figlioi, adesso il cambio difensivo, c'è Udano con Gentile sotto canestro, De Nicolao va dentro, Andrea De Nicolao sontuoso con il sottomano per riallungare a più 4 Umana Reyer, che sta controllando Gentile e Trento sta cercando altre bocche da fuoco. Resta vicinissimo il punteggio, però in questo momento è tornata al più 4 la formazione oro granata. Figlioi prova ad anticipare proprio Gentile, va via Gentile, solito tiro in allontanamento, errore, e De Nicolao alla transizione si lamenta. Gentile deve stare attento perché rischia il tecnico, poi Mazzola sull'assist di De Nicolao, si arrabbia Brienza non poco perché è più 6. Adesso finché ti lascio il commento vado a cercare se c'era stato un più 6. Diciamo che è meglio che si concentrino in difesa, perché si sono un po' così intestarditi sul fallo mentre nel rientro poi Mazzola ha trovato tutto lo spazio che voleva. Dicevamo appunto, lo dicevo prima e me lo ha confermato De Nicolao, è un giocatore che entra e gioca a mille come se fosse già bello caldo, e come dicevamo è la panchina in questo momento che sta facendo la differenza. Vabbè, Mazzola non è partito in starting five, però ne ha già messi 8, Figlioi 2, De Nicolao 7, Cerella 6, Udano 9, Chappell 2 e 11 Watt, però Day 4 punti, Bramos 3, effettivamente Chappell 2, effettivamente Venezia riesce a trovare ad ogni gara il protagonista o i protagonisti. Come sempre poi alla fine per noi diventa molto difficile dare l'MVP, perché è un tipo di gioco che soprattutto vive sulla squadra. Due cose, la prima, ho controllato gli appunti, più 6 non era mai stato toccato dall'Umana Reyer, più 7 il massimo vantaggio per Trento. Seconda cosa, questa volta io darei volentieri l'MVP a Gentile portando a casa i 2 punti. Si può dare ogni tanto anche al giocatore della squadra perdente, al di là delle battute. No, è un giocatore di grandissimo talento, sta facendo di tutto e di più per tenere in piedi e tenere a contatto Trento. Blackmon ancora una volta costretto a portare palla con Toto Forrai in panchina per la Dolomiti, al massimo svantaggio, dicevo, gran difesa dell'Umana Reyer, attenzione a Gentile, non riesce a servirlo la Dolomiti, che va ancora da King, palla contesa, Cerella porta al recupero e carica il taglierzo, grandissima sì. Giocata, ma quello che non si è visto dopo, vediamo se c'è il replay. Intanto la gran difesa Mazzola più Cerella, e vediamo se fanno rivedere il gesto. No, purtroppo no, ma è stato bellissimo. Sì. Poi sono proprio quel tipo di giocatori che gasano tantissimo il pubblico, perché è un giocatore che quando è in campo dà il 100%, il 110, dà tutto, ha tanta esperienza e tanto mestiere, l'abbiamo visto segnare, l'abbiamo visto recuperare palla, è un giocatore che veramente può cambiare l'inizio di un match. Dentro Forrai e Mian per Trento, fuori King e Gentile, che effettivamente nel secondo tempo ancora non è riuscito a incidere. Gli avevo augurato l'MVP con sconfitta, a questo punto gli auguro soltanto la sconfitta, beh, sempre sportivamente si intende. Più 6 per l'Umana Reyer, che va a cercare Udano, peccato, riesce però a recuperare per un attimo il pallone Ike Udano, poi Blackmon bravissimo in difesa, poi cerca il tiro, c'è una serie di incidenti sotto canestro, neanche di fallo. Scontri, vediamo di chi è il fallo, è anche difficile fallo. Attribuirlo. Udano da dietro. Udano, vediamo il replay. È successo di tutto. Non era facile dare un fallo in questo caso. No, comunque no. Il primo fallo di Ike Udano e Blackmon. Stavo guardando una. Prima parlavamo di plus minus, Cerella più 12, che non credo che in questo caso ci siano dubbi sul significato di questi numeri.
Due tiri liberi per Blackmon che con un gentile non ai livelli del primo tempo sta diventando la principale bocca da fuoco di Trento. Qui è sfortunato nel tiro libero, anche se chiaramente la parabola era troppo lunga, però aveva una giusta rotazione e avrebbe potuto terminare la sua corsa all'interno della retina. Buon per Romano Reyer che questo non sia avvenuto, e il secondo ovviamente va a segno di Blackmon che è il signor tiratore. Cambio per Trento che rimette in campo Mezzanotte al posto di Blackmon, che approfitta dunque del finale di quarto per avere il tempo di rifiatare, così come Gentile. 5 punti però di vantaggio per l'Umana Reyer con il pallone in mano. Ariel Figlioi è caldo, credo che questo sia un tiro quasi come prima quelli di De Nicolao, più 8 Umana Reyer ed è il massimo margine assoluto della partita. Ne aveva avuti 7 da Dolomiti, che adesso attacca con Nox, spalla canestro, l'aiuto di Figlioi, i raddoppi difensivi dell'Umana Reyer. Mezzanotte ancora lui, e il fallo di Valerio Mazzola, ma Mezzanotte sembra quasi che abbia non abbia il fisico per giocare a basket, anche se i centimetri chiaramente ce li ha, ma ha una capacità di controllo del corpo impressionante e ripeto, ha 21 anni questo ragazzo. Già gioca da veterano, perché appunto l'abbiamo detto prima, non ha paura di prendere i tiri, abbiamo visto micidiale da tre, ma anche appunto in penetrazione. Sì, non ha il fisico nel senso che non ha la muscolatura, esatto, muscoli, però ha lunghe leve, ma è molto filiforme, però appunto ha grande controllo, soprattutto appunto essendo quanti centimetri? Mezzanotte, siamo a 208 centimetri, ridendo e scherzando. E una mano delicatissima, non a caso ha fatto 2 su 2 e dunque meno 6 per Trento, ma il pallone per l'Umana Reyer con Andrea De Nicolao, si fa vedere Mazzola, si preferisce andare da Figlioi, ha due falli da spendere, la Dolomiti Energia, ma non riesce a spenderli su un Ariel Figlioi. Dopo voglio andare a vedere la percentuale da 3 punti nel quarto, te la chiedo già Andrea, quando arriveranno le statistiche dovrai fare dei rapidi e sottrazioni. Comunque intanto è massimo margine, più 9 per l'Umana Reyer con la seconda tripla di Ariel Figlioi, qui Udano a marcare su Forrai, l'accelerazione di Kelly, la difesa di Cerella, il pallone nelle mani di Mezzanotte, se mette anche quello è un miracolo, e non c'è il miracolo. E allora è massimo vantaggio per l'Umana Reyer all'ultimo intervallo. Umana Reyer 62-62, Dolomiti Energia Trentino 53. Andrea, nel finale di quarto, lascio fare i conti, siamo 9 su 24 da 3, rapidissima sottrazione, vediamo se riesco a fartela più velocemente io. 4 su 15. 5 su 9?
Siamo oltre il 50%. 5 su 9, sì. Sono stato velocissimo. Bravissimo. Comunque, dai, al di là di questa considerazione, Umanalei che sta giocando in grandissima forma in difesa, è da lì che nasce poi l'allungo. Trento aveva segnato 21 punti nel primo quarto, ne ha segnati 32 negli altri due. Grande difesa di Venezia, ha trovato un po' anche appunto il tiro da tre, abbiamo visto adesso quello di Cerella, i due consecutivi figlioi e grande difesa. In quest'ultima azione Cerella ha difeso di schiena, cioè ha messo il corpo, è saltato diritto, per cui ha evitato che potesse venire fischiato fallo, però ovviamente ha ostacolato l'attaccante avversario e ha fatto una grandissima cosa. Forse siamo anche, se no, siamo sempre, vediamo quanto siamo di plus minus per Cerella. Intanto ti dico che c'è un solo giocatore in doppia cifra per Manareyer Watt e due per Trento Gentile Blackmon, che hanno 21 e 11, 11 anche per Mitchell Watt, ma 21 e 11 vuol dire 32 e 21 segnati dal resto della squadra. Quando si gioca troppo sulle individualità si rischia di perdere, e diciamo che il più 9 maturato in questo quarto dalla parte dell'Umanareyer è significativo, anche perché c'è una progressione a crescere e una progressione a calare, o almeno a stare stazionari per 30. No, è chiaro che appunto tu hai un grande giocatore, in questo caso in particolare parliamo di Gentile, però insomma i minuti poi durante la partita si fanno sentire. Vediamo quanto 15 plus minus, ma 16 di Ariel Figlioi. Sì. 16 di Ariel Figlioi. Stavo guardando quanto ha giocato in minutaggio Gentile. Vabbè, intanto seguiamo la partita. Sono 23 minuti su 30, per cui non sono pochi. Chiaro, Kelly per mezzanotte, la gran difesa ancora dell'Umanareyer. Va su Kelly e c'è lo sfondamento. Attenzione a Ariel Figlioi che è caduto per terra, tutti a tirarlo su. Ha portato a casa un fallo strepitoso Ariel Figlioi, la spallata evidente da parte di Kelly. Terzo fallo di Kelly e rivediamo il replay. Nessun dubbio in questo caso. Sì, sicuramente dei tanti talenti scovati anche da Trento, Kelly forse, almeno per quello che si è visto oggi. Per quello che si è visto oggi, esatto. Non è tra i più lucidi. Zona di Trento, vediamo come la leggerà l'Umanareyer dopo il 5 su 9 da 3. È una decisione abbastanza singolare per coach Brienza. De Nicolao mantiene il possesso palla, alza la parabola, arriva all'errore, il rimbalzo di Gentile con De Nicolao che riesce a rallentarlo. Forrai e Ceudano a marcarlo, ancora Gentile, De Nicolao, l'aiuto di Mazzola, cambio di lato, la palla per mezzanotte e sbaglia, attenzione, non fallo, fallo da dietro, fallo di Forrai, rischiava l'autotapino in questo caso Mazzola, ma il fallo è evidente e infatti sorride anche Toto Forrai. Sì, comunque anche qui grande difesa su Gentile. Ovviamente un altro dei problemi che hai se hai pochi giocatori chiave è che poi le difese si adeguano, e Venezia sta facendo buona difesa su Gentile e questo ha privato Trento di tanti punti. E se sai raddoppiare come sta facendo l'Umanareyer, e se sai, no, stavo per dire segnare da tre punti, sarebbe stato veramente, sarebbe venuto veramente giù il cupolone del taglietto. Tanto bellissimo il passaggio di Mazzola, meritava l'assist, meritava miglior sorte. Qua gran difesa di De Nicolao che alla fine però abbassa il braccio, si lamenta, ma credo che in questo caso l'interpretazione sia corretta, infatti la protesta c'è stata solo inizialmente, poi allarga le braccia Andrea De Nicolao, perché poi Gentile è molto bravo a controllare il corpo, si butta addosso, in realtà aveva abbastanza le mani alte, ma alla fine proprio lo cerca il contatto Gentile, perché sa che poi riesce a mantenere l'equilibrio, e quindi è difficilissimo marcarlo proprio per questo. Per fortuna non è un grandissimo tiratore di liberi. Suo padre era decisamente meglio. Più bravo, ma siamo a 2 su 4. E intanto il dato del pubblico 3413, grazie a Francesco Rigo dell'ufficio stampa dell'Umanareyer. Umanareyer che è a più 8, pronti a rientrare Bramos e Austin Day. Intanto De Nicolao batte Gentile che spende il fallo. Ha veramente un'energia in questo momento Andrea De Nicolao, cioè il secondo fallo di Gentile, terzo di squadra di Trento, entrano
Bramos e Dei per Mazzola e Cerella. C'è la rimessa dal fondo per Lumanalei, dicevo il terzo fallo di Gentile, scusate, secondo fallo di Gentile, terzo fallo di squadra di Trento. Si riparte con calma per Lumanalei, attenzione De Nicolao che batte ancora Gentile e poi che Udano si fa rivedere, arriva anche lui a 11 punti, la schiacciata ma ancora una volta l'assist di Andrea Di Nicolao per il più 10 Lumanalei, 6-4, 5-4, primo vantaggio in doppia cifra della partita. Bramos recupera il pallone, arriva sulla nostra postazione, peccato, gran difesa, arriva comunque il canestro di Gentile. Abbiamo guardato un po' il campo, un po' il monitor, un po' tutto in questa azione, soprattutto la condizione di Bramos. Vi assicuriamo che non si è fatto male, ha preso una botta sicuramente contro i led del bordo campo, ma è regolarmente in campo. Gentile ha segnato il 6-4, 5-6, ma Dei segna il 6-6, 5-6, ridà il più 10 all'Umana Reyer a 7:40 dalla fine. Vediamo adesso, c'è una segnalazione, credo forse del cronometro. Qui ha giocato con Mian Dei per poi fare il giro di valse e lasciarlo sul posto. E Mian subito in panchina, rientra Blackmon perché siamo entrati negli ultimi 7 minuti e mezzo. Non avrei rea più 10. Blackmon serve mezzanotte, marcato da Figlioi che riesce a sporcare il pallone. Grande assist di mezzanotte e tiro. Solito Kelly, punto di domanda, sbaglia, applaude comunque la panchina di Trento. Siamo rimasti un po' ghiacciati da come ha sbagliato questa, sì, perché era sbarcato e non è arrivato neanche alla retina. Proprio la meccanica di tiro non era proprio buona. Pronto ad entrare King per Trento, che però è meno 10, e qui la stoppata di Gentile su De Nicolao. Udano si trova per un attimo il pallone in mano, poi non lo controlla, ancora Bramos a difendere su Blackmon che sbaglia, cerca il tap-in, Kelly lo sbaglia a sua volta e poi c'è il fallo di Blackmon, quarto fallo personale, e si lamenta, attenzione perché se arriva il tecnico finisce qui la partita del numero 1. Gli arbitri sorvolano, magari rivediamo il replay, ma credo che sia stato un gentile dono da parte degli arbitri quello di togliere la protesta. Adesso abbiamo una sovrapposizione che, sul monitor, che non ci aiuta a capire. Limitiamoci a quello che abbiamo visto dal vivo, il fallo ci stava, poi c'è stato un po' di tolleranza da parte degli arbitri. Intanto è rientrato in campo Watt al posto di Udano. Sì, tra l'altro bella la difesa proprio su Blackmon nel chiuderlo, lì è stato fatto il capolavoro difensivo. È rientrato Knox, non King per Trento, il pallone però è per Lumanalei, sempre più 10 e trascorrono i secondi, quattro falli di Blackmon, deve attaccarlo Austin Dei che poi trova l'assist per Mitchell Watt, la schiacciata rovesciata, il fallo di Forrai. Esultanza di tutto il taglierzo sul più 12, e Forrai si lamenta, ma è stata una gran giocata qui da parte di Austin Dei. Rivediamo il replay. È la grande qualità di questo giocatore, che è un grande tiratore ma un ottimo passatore, come dicevi tu. Era giusto con Blackmon con quattro falli provare l'uno contro uno, però visto che gli ha tenuto in difesa ha passato una palla splendida a Mitchell Watt. 6-8-5-6, costretto al time out coach Brienza, già il secondo speso da Trento. Lumanalei ancora non ne ha spesi, ricordiamo che negli ultimi minuti se ne possono giocare soltanto due, vedremo se ne avrà bisogno Lumanalei, ma oggettivamente credo che ci sia poco da ridire su quello che sta facendo la squadra. Lo avevamo detto anche all'inizio, Andrea, cioè quando Lumanalei era sotto è stato per merito di Trento, non per proprio demerito. Poi ovviamente è cresciuta ulteriormente la difesa, è un po' calato Gentile, anche perché Lumanalei ha saputo leggere perfettamente gli adattamenti difensivi. Eccolo qua, questo è quello dell'antisportivo di cui è stato graziato Gentile. Ma dicevo, è cresciuta Lumanalei e adesso c'è più 12 di tiro libero e 6-41 dalla fine. Diciamo che è cresciuta in difesa, è cresciuta... Scusa un secondo, stavo guardando una cosa. 3 punti subiti in 3 minuti e mezzo nell'ultimo quarto. A proposito di che è cresciuta la difesa, mi sono inserito qua perché sì, ci stava bene la perché chiosa. Perché effettivamente sta. Questo è il marchio di Farmica Lumana. E poi alla fine, quando la difesa
è così efficiente, al di là di ovviamente dei tiri in transizione, c'è anche più sicurezza nel tiro da tre, abbiamo visto appunto sono aumentate le percentuali notevolmente del tiro da tre, tutto viene più fluido e ne ha approfittato Venezia. E i tre punti li ha segnati non a caso Gentile, mentre Watt segna il tiro libero supplementare 6-9, 5-6 massimo vantaggio per l'Umanareir 6-37, ancora lunghissima, può succedere ancora di tutto, però l'inerzia è ancora in mano all'Umanareir e c'è il gancio di Knox che vuole farsi sentire, per ora non è stato un fattore l'ex giocatore di Trieste. 6-9, 5-8, solo 6 punti per il centro a maglia numero 13 di Trento che torna a meno 11. Ariel Figlioi gioca a due ancora con Watt, no look per la tripla dall'angolo di Austin Day, sfortunato, bel tagliafuori di Forrai in questo caso su De Nicolao e la palla recuperata da Blackmon che serve per Gentile, poi Forrai su Figlioi, il mezzo passo laterale di Ariel Figlioi, ci sta anche questo fischio, è il secondo fallo di squadra dell'Umanareir, il primo personale di Ariel Figlioi, cambio per gli Oro Granata, esce proprio Figlioi, rientra Sheppel. È bello anche come accettano le decisioni della panchina questi giocatori, altra testimonianza di grande maturità. Sì, sì, alla fine questa è la filosofia, il gruppo ha tanto portato tante buone cose. Mamma mia, anni. Cosa ha fatto in difesa Mitchell Watt? Non si è visto in televisione, ma dal vivo. Eravamo qui sulla verticale, ha fatto una difesa clamorosa. È andato a ostacolare. Eccolo qui, vediamo. Eccolo qua, Forrai che si è palleggiato sul piede. E anche questo, no, il sintomo. Tutti danno il proprio mattone, sia in attacco ma anche in difesa. E Trento sempre lì a quota 58, adesso sono i 5 punti segnati nel quarto. De Nicolao va al contatto, credo che qui ci sia un errore da parte degli arbitri perché o è fallo o è rimessa per Trento ed eccolo il time out richiesto da coach Walter De Raffaele, vedremo dopo il time out a chi viene data la rimessa perché anche no, beh, però adesso nel replay no, con la mano gliela ha portata allora via, per cui probabilmente mi attacco ai 25 metri di distanza dal punto dove sì. È venuta. No, anche perché l'avevamo di spalle, per cui era difficile vederlo, l'ho visto adesso nel replay. Benissimo, allora dai, nulla da dire, è sicuramente la rimessa per Manareira anche se con soli 8 secondi, 5.40 però da giocare, più 11 e un'inerzia che non si sta spostando, la cosa più importante, perché il rischio con una squadra con delle potenzialità come Trento è quello di dare l'aggancio per il rientro, questo non è stato ancora dato. No, finora stiamo tenendo bene, trovando anche buone soluzioni e appunto Trento non riesce ad accendersi e questo ovviamente mancano poco meno di 6 minuti, mentre vediamo qui la situazione falli che ha Mitchell Watt con 3 ma ne ha 1 con 4 Blackmon e 2 con 3 ovvero Forrai e Kelly Trento, quindi in questo momento anche in questo caso qui siamo un pochino avvantaggiati. Anche perché comunque la panchina dell'Umanareir è più lunga, ricordiamo sono assenti Tonute e Widmar, per Trento è assente Kraft, ma anche come roster l'Umanareir del resto è stata pensata per la doppia competizione, non che Trento non la stia facendo, però sta facendo anche più fatica in Europa rispetto all'Umanareir, è a rischio il passaggio del turno mentre l'Umanareir ce l'ha già in cassaforte e deve soltanto giocarsi il primo posto nelle ultime due partite, adesso sarà una breve sosta per l'Eurocup e per l'Umanareir c'è la possibilità di ricaricarsi sì, lo si fa soprattutto se si porta a casa questa partita anche se c'è ancora tantissimo da giocare. Forrai per Gentile, poi Blackmon, la stoppata, che cosa è stato da rivedere, che cosa ha fatto Jeremy Chappell. Andrea, veramente una stoppata del genere non l'avevo mai detto vista. Praticamente quando si è alzato qui il fallo. Tanto il fallo di Knox, guarda, mi è venuta la similitudine, hai presente quando schiacci una lattina? Esatto. Ecco, è stata una cosa del genere a vederla dal vivo. Blackmon era la lattina e forse adesso la rivediamo. No, questo lo fallo e questo è il sinonimo appunto di questa grandissima difesa con Gentile limitato, Blackmon è il terminale principale di Trento, però se lo chiudono così c'è poco da fare per l'Aquila.
Segna Mitchell Watt dalla lunetta e ridendo scherzando sono 15 punti per Mitchell Watt, mentre è rientrato in campo Julian Stone al posto di Andrea De Nicolao e Justin Knox è arrivato al terzo fallo personale. A proposito di quello che si diceva sulla situazione falli di Trento, Watt mano educatissima e più 13, toccato nuovamente dall'Umana Reia dopo il 6-9, 5-6, 7-1, 5-8, ma è trascorso un altro minuto e mezzo da quel vantaggio. Knox non è in serata, arriva la palla persa, si scusa Gentile, un po' bassa, dare la palla sui piedi al pivot non è proprio quello che ti insegnano fin dal mini basket, e arriva la palla persa con Trento che prova il pressing sul campo, ma Chappell ha la lucidità per servire Stone. Siamo nella seconda metà dell'ultimo e decisivo quarto di questo decimo turno di Serie A tra Umana Reire e Dolomiti Energia Trentino. Chi vince va a quota 10 e diciamo che siamo un pochino più vicini adesso con la tripla di Day. Sì, poi tra l'altro Day, appunto, abbiamo detto magari non segna, però poi in 5 minuti ti fa 9 ne ha fatti comunque, vicino alla doppia cifra. Comunque un giocatore che può accendersi in ogni momento. L'attacco di Forrai che appoggia il tabellone, non segna, poi tira una serie di sbracciate su Watt, anche qui gli arbitri tollerano. Stone ha cercato la giocata che fa arrabbiare tantissimo coach Walter Raffaele e lo possiamo capire perché ha cercato l'effetto quasi una sorta di biliardo adesso lo sguardo con il compagno l'ha fulminato De Raffaele. Sì, bisogna comunque rispettare l'avversario, la partita non è finita, certo è ben messa, però è giusto continuare fino alla fine senza guardare troppo allo spettacolo, ma pensare a fare punti. Gentile va a attaccare, scarica per mezzanotte la difesa di Day, il fallo di Austin Day, se ne accusa subito il terzo personale ed è il terzo di squadra. È il terzo di squadra e comunque il secondo ad arrivare a tre falli per l'Umana Reyer dopo Mitchell Watt, che comunque continua a stare in campo senza alcun problema. Adesso è il vero problema, ce l'avrai tu se dovrai scegliere l'MVP della partita. 4 minuti per deciderlo, 4 minuti di Trento per cercare di rientrare e lo fa, o meglio continua a crederci con il canestro di Blackmon per il 7-4-6-0, ma sono 14 punti da recuperare e mancano meno di 4 minuti. Mitchell Watt aggredito da Knox, Stone ancora a giocare anche col cronometro, il blocco di Watt, lo scarico per Chappell, ancora fuori per Mitchell Watt, passaggio quasi pallavolistico per Stone e c'è l'infrazione di passi. Ok, sì, rallentare, ma a tutto c'è un limite e qui si è rallentato troppo, rientra Kelly. Sì, stiamo perdendo un attimo l'inerzia del match, stiamo un po' giochicchiando e poi arrivano appunto errori così banali come questo tutto sommato. Forse sarebbe da rimettere Andrea De Nicolao in questo momento, anche se anche lui ha bisogno di rifiatare un po', ha fatto moltissimo in questa partita e l'Umana Reira ha comunque 14 punti di vantaggio. Ancora Blackmon si trova davanti il muro di Watt, appoggia il tabellone e manda a quel paese l'arbitro, non è la prima volta, rischia ancora Blackmon che è salito a 15 punti, sono sempre i due terminali di Trento, prima Gentile poi Blackmon, Andrea De Nicolao. Non abbiamo detto chiamato, non abbiamo un auricolare con coach Walter De Raffaele, ma qualcosina di basket possiamo dire di capirlo anche noi. Chappell va a spalle a canestro, arriva quasi la palla persa, il tocco qui, della sì, difesa. Non una bella scelta, non una bella circolazione, la palla è abbastanza ferma e giustamente mette un po' di fosforo, non che non ne abbia Julian Stone, ma sicuramente De Nicolao riesce a gestire molto di più i ritmi della gara e dei suoi compagni. Semplicemente la differenza tra un play atipico e un play puro, qui il play puro serve come il fosforo in questo momento, manca a Trento perché non c'è Kraft. Attenzione, ultimi 3 secondi, Day si inventa il tiro, lo sbaglia, la lotta rimbalzo, De Nicolao! De Nicolao! De Nicolao! La serata eravamo delle giocate incredibili. Gli applausi, quindi, giustamente del pubblico italiano. Sì, anche perché appunto proprio la lucidità di capire la situazione, di buttarsi per prendere questo rimbalzo e poi di scaraventarlo addosso. Non è una partita come le altre, l'abbiamo detto in fase di presentazione e lo sta dimostrando l'Umana Reir, che sta disputando una partita impeccabile. Chappell, no, qui non è impeccabile per niente, lo scarico, la palla persa, attenzione a tenere in vita Trento, attenzione a tenere in vita Trento perché
c'è Blackmon, ancora lui, il giocatore di Trento del secondo tempo, per riportare sotto la doppia cifra, era più 16 poco fa, è pronto ad entrare anche Ariel Figlioli, avrà il doppio play ovviamente in questo momento Numana Reyer, dopo la sostituzione che arriva sul fallo di Toto Forrai, il quarto, e si continua a lamentare, ecco, la tolleranza anche sulle proteste non mi piace. Sì, diciamo che è abbastanza, un po' ogni volta che gli viene fischiato un fallo Forrai si lamenta, però qui ovviamente aveva cercato di seguire il blocco, di passare davanti e ovviamente è giustamente stato fischiato il fallo. In effetti appunto non bisogna dare ritmo a Trento, abbiamo la partita saldamente nelle mani, quindi bisogna continuare a giocare senza rallentare troppo. Perché in quel caso lì appunto perdi ritmo e rischi. De Nicolao segna il primo, 8 punti anche oltre a tutte le giocate di Andrea De Nicolao, che sbaglia però il secondo, insolito per lui, comunque intanto di nuovo doppia cifra e siamo verso gli ultimi 2 minuti. Gentile si isola nuovamente in punta, marcato da Bramos, il pallone da Nox ancora a Gentile, backdoor di Kelly che inchioda la schiacciata, forse la prima cosa buona che ha fatto nella serata Kelly, trovando il meno 8 per Trento, 7-5-6-7, e Figlioli supera la metà campo, serve per Austin Dale, pallone nelle mani di Michael Bramos, possesso forse decisivo nell'economia della partita, De Nicolao marcato da Gentile, passa sul blocco di Mitchell Watt, ancora De Nicolao, adesso marcato da Knox, lo scarico per Bramos, ancora De Nicolao, dall'angolo il fallo di Justin Knox, in lunetta Andrea De Nicolao, 3 tiri liberi per chiudere la partita a 100 secondi esatti dalla sirena. Diciamo che qui è andata bene, perché avevamo anche abbastanza gestito bene il pallone, però poi era arrivato un passaggio non perfetto e quindi non un tiro facilissimo per De Nicolao, però appunto Knox ci ha dato una gran mano e sono buoni come il pane questi 3 liberi. Segna il primo ed è di nuovo più 9 per Numana Reyer, segna il secondo ed è di nuovo più 10 ed è anche doppia cifra per Andrea De Nicolao, 7-7-6-7, terzo tiro libero, 100 secondi da giocare, vicino alla vittoria che avvicina Numana Reyer alla vetta, la classifica vuol dire sesto posto, ma oggettivamente era una partita tutt'altro che facile, lo ha dimostrato anche il parquet. Vorrei dare forse ad Andrea De Nicolao l'MVP, intanto Blackmon l'errore e qui cominciano a correre i titoli di coda per Trento. Allora Andrea, possiamo ragionare, vittoria adesso c'è. De Nicolao MVP? Udano? Ti Figlioli? Prego, ti prego. La Cerella? Panchina. La panchina, ok. Perché se guardi sono tutti Cerella, De Nicolao, Udano, Figlioli. Sì, no, è verissimo. Intanto il quarto fallo in attacco di Watt, arriva il bonus Numana Reyer, entra Cerella, a proposito di uno di quelli che abbiamo citato usciti dalla panchina per gli Oro Granata, diciamo 11 punti, 1 e 12, ho già dato la vittoria, mi sono voluto sbilanciare anche se oggettivamente del basket può veramente succedere di tutto, ma attenzione, De Nicolao vola a terra nello scontro con Knox, Gentile va su, si prende il tiro, lo sbaglia, tocca Watt e poi Day con l'esterno della mano, cosa ha fatto? Viene fermato al limite del fallo, ma siamo nell'ultimo minuto, Knox inchioda la schiacciata, 51 secondi alla fine, adesso c'è da asciugare il parquet, 7-8-6-9, 51 secondi, Day si lamenta per un contatto, diciamo che c'è un po' di confusione in campo, deve giocarsi anche questa, diciamo Trento a questo punto, ma 9 punti, 51 secondi, non voglio essere smentito dal campo. No, allora, ne abbiamo visto di cotte di crude, basta un po' mantenere la calma. Bisogna rimettere intanto il pallone, esatto. E raggiungere le mani di Austin Day, il passaggio di Bruno Cerella, Day è in grado anche di superare la metà campo in palleggio senza problemi, palla per Cerella, non spende fallo Trento, palla nelle mani di De Nicolao e questo è il segnale della resa, Numana Reyer che batte Trento, ci manca il punteggio, può essere importante anche lo scarto perché bene o male
Trento è lì dietro a due punti dall'Umana Reyer. De Nicolao alza la parabola, l'errore, arriva Michel Huote, il rimbalzo offensivo, ancora un possesso per l'Umana Reyer, va al palleggio, Blackmon rischia il quinto fallo, rischia la persa l'Umana Reyer, ancora una serie di contatti, Austin Day va via, alza il tiro, lo sbaglia, il rimbalzo di Blackmon, l'ultimo possesso della partita è per Trento nelle mani di Blackmon, marcato da Cerella, un palleggio al limite, anche oltre il recupero di Austin Day che subisce il fallo di Toto Forrai, esce Forrai, 2:04, è successo un po' di tutto, diciamo così, e comunque c'è la vittoria dell'Umana Reyer. Sì, un po' di garbage time perché Trento sa che non ha più la forza di recuperare, anche questo fallo qua è davvero di frustrazione inutile di Forrai. Che continua anche a protestare, deve stare attento perché in caso di tecnico alla panchina c'è anche il tiro libero supplementare, rientra a mezzanotte al posto di Forrai. Tu hai dato... Non può protestare per questo fallo qui. No, assolutamente. Non so cosa voglia. Come dicevo, tu hai dato l'MVP alla panchina, soluzione molto politica, diciamo così, però corretta, perché... io lo do ad Andrea De Nicolao perché, ripeto, intanto sbaglia tiro libero Austin Day, perché secondo me appunto è il fosforo di questa squadra e si è visto nei momenti in cui l'Umana Reyer è cresciuta, ma anche nei momenti in cui ha rischiato di far entrare, rientrare potenzialmente in partita la Dolomiti Energia. Ciò non è successo, l'Umana Reyer vince 1-2 di Day, 7-9, 6-9, l'ultima preghiera di mezzanotte con la stoppata di Andrea De Nicolao. Eccolo qua, la giustificazione per l'MVP. Allora l'Umana Reyer batte la Dolomiti Energia Trentino 7-9, 6-9, ci ritroveremo in casa per la grande sfida con Milano, sarà non la settimana prossima, non quella dopo quando l'Umana Reyer osserverà il turno di riposo, ma tra 3 settimane. Intanto l'Umana Reyer è salita in classifica a quota 10 nella grande ammucchiata alle spalle delle prime in un campionato che resta equilibratissimo. Da Alberto Minazzi e Andrea Manzo è tutto e alla prossima partita dell'Oro Granata.